E lì dove dicono, siccome questa cappella rappresenta la passione della Vergine, ci sono i quattro segni della passione che si vedono, c'è la a destra il gallo, a sinistra il calice, no? Vedete? Allora. Il calice e il gallo, che sono quattro, due segni della passione. E qui dove sono quei ganci laterali, c'era una lancia e un bastone dove c'era le fiele che avevano messo sul costato. Sì. Nel restauro non sono stati rimessi. E anche là dove c'è quel quadro, praticamente c'era una specie di scritta che parlava appunto della morte, anche quella si vede che nel toglierli saranno rovinati, non lo so, non sono stati messi, non sono più comparsi. Ecco, ho letto che c'è un nobile portoghese che è venuto qua. Sì, addirittura il re Giovanni V. Giovanni V, re del Portogallo, nel 1728 è passato di qua e ha visto questa cappella e ha pensato di farne una in Spagna, in Portogallo. Ne ha fatta a Évora, che è una bellissima cittadina medievale nel sud del Portogallo, nell'Algarve, è molto bella. L'ambiente e tutto, ma la cappella non è come questa, diciamo, è un po' più grande, non, è un po' più bassa, non c'è l'affresco, poi qualche scheletro intero, insomma è completamente diversa, però anche quella penso che abbia la funzione che ha questa, di rappresentare la morte, di rappresentare questo passaggio tra la morte e tra la vita e la morte. Perciò, se uno vuole vedere, a Évora c'è una cappella del genere, che è tutta diversa, che sono diverse da, per esempio anche in Italia, ma c'è ci sono anche le chiese, per esempio nei sotterranei dei Cappuccini di Palermo ci sono delle grotte di tufo dove quando moriva qualcuno, qualche personaggio importante, lo prendevano così senza cassa, ipso facto, lo mettevano dentro in una nicchia di tufo e per un processo naturale si mummificava e ci sono ancora da vedere. Poi ci sono 800 teschi a Otranto, nel Duomo di Otranto erano dei cristiani uccisi dai musulmani durante un'invasione di Saracena, in una parete ci sono questi 800 teschi. Poi ci sono ce ne sono altri a Roma, in via Veneto c'è la chiesa dei Cappuccini, anche lì sotto ci sono con le ossa dei Cappuccini, però sono state fatte, ma che abbia una funzione come questa di preghiera, di rapporto così, gli altri sono praticamente o religiosi che sono stati sepolti o persone, assolutamente la funzione che ha questa esiste solo in Portogallo, dove appunto è stata rifatta quella. E poi quando quindi questo e quell'altra nel mondo sono forse l'unico caso, come tipo di questo genere. Sì, a Milano abbiamo una cosa quasi unica al mondo. A Milano, infatti, c'è qui c'è Portogallo, è una cosa così. A Milano c'è un'altra piccola cappellina con le ossa in piazza Aquileia, dove c'è la chiesa di. Dove c'è il carcere di San Vittore, c'è una piazza Aquileia, e c'è una cappelletta con delle ossa esposte, non tante, una decina di ossa. E questa cappella è molto barocca, che ho scritto sopra: ciò che sarete voi, noi siamo adesso. Chi scorda noi scorda se stesso. E perché sono lì? Perché lì c'era uno, infatti c'è la chiesa San Francesco al Fopponino, perché lì c'era una delle foppe che c'erano durante la grande peste del 1630. Foppa cos'è? Foppa in milanese vuol dire fossa. Ah, quindi via della foppa. Perciò largo la foppa, perché c'era una di queste fosse dove buttavano gli appestati, e dove li coprivano con la calce viva in modo che sparissero subito, perché per evitare le epidemie. C'erano in tanti punti, c'era la foppa di San Gregorio, la foppa del Forponino, poi c'era la foppa di San Marco, ce n'erano tantissimi, e adesso sono tutti eliminati piano piano la città. Perciò ecco, l'unico richiamo anche qui a Milano delle ossa è quello. Per il resto sono... Ah, ecco, mi sembra a Ferentino ci sono delle persone che sono mummificate in posizioni tutte strane e sono nei sotterranei, sono state messe lì, e quella è una cosa abbastanza tragica, anche quella da vedere. Okay. Però, come dico, questa veramente ha una funzione particolare, perché fa pensare alla morte, fa pensare alla risurrezione, fa pensare alla luce che c'è là sopra, fa pensare che è uguale per tutti.